Ciao, vi farò vedere come ho realizzato questa collana. Ho bisogno di perline di 8 mm, un colore di, io ho utilizzato 11-0 irregolari, un colore di Twin Beads, il filo l'ho utilizzato questo di 02, quello filo da pesca, e certamente una chiusura T-bar. Molto facile da fare, solo dovete essere un po' attenti. Sul mio filo da pesca metto prima lo faccio qualche nodino e lo leggo dalla mia chiusura T-bar. Metto 10 perline 11-0 irregolari, una perlina di 8 mm, 3 11-0 irregolari e poi faccio così fine a tentatè. Guardate. Tre piccole, una grande, tre piccole, una grande. E poi, alla fine, dopo che ho messo 30 tè, metto 10 perline. Entro in quest'altra chiusura, tiro bene il filo, entro più volte per non scivolare e rimanere dei vuoti. Guardate. E metto 10 perline, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Guardate, dieci perline di queste piccole, entro nella ultima di 8 mm, tiro bene il filo e poi metto 3, entro in ultima. Altre 3, entro in ultima, metto a 7 perline, 1, 2, 3, ancora 4. Finito da mettere alle 7 perline, adesso metto sul filo, sull'ago 2 perline, 11-0, messo 3. La mia perlina di 8 mm, due altre due perline di 11-0, una super 2 twin beads, scusate, altre due li porto alla fine del filo, entro nella perlina di 8 mm, guardate, deve uscire così. Altre due di 11-0 e poi entro nella perlina di 8 mm, quale sta messa nel primo giro. Vedete? Faccio ancora un altro. Due perline 11-0, una di 8 mm, altre due di 11-0, una twin beads. Altre 2 11-0, poi entriamo, dopo che li portiamo alla fine del filo, entriamo nella 8-0 appena messa, guardate, altre 2. Entro nella prima perlina 8-0, quale lo trovo, quella dal giro precedente. Guardate così. Vado così fine alle ultime 7. Vedete? 8 infatti. 4, 6, 8. Arrivati a questo punto, vediamo che mi sono rimasta le ultime 8. Metto 3, entro nella prossima di 8 mm, altre rocaille 11-0, entro nella prossima fino all'ultima quando metterò le 10.
arrivati alla fine metto le 10, entro, con quell'altro lato faccio qualche nodino, e poi entro con il filo per arrivare qui. Arrivati a questo punto, entro in queste due, nella perlina di 11, di 8 mm. Okay. Poi entro in queste due e poi nella Twin Beads e poi metto sul filo 1 2 3 4 5 6 7, li conto un'altra volta 7 e entro nella parte inferiore della prossima Twin Beads. Questa non funziona, lo devo mettere da parte. Entro. Ma che non vuole funzionare neanche questo, ma guardate. Do il filo giù da lago in caso che non funziona, perché succede, e lo metto manualmente. Guardate. Poi rimetto il filo sul lago e metto altre 7, entro in prossima 1 2 3 4 5 6 7, entro nella prossima, guardate, e così fino alla fine. Arrivati alla fine metto altre 7, li porto fino al fondo, entro nella twin di dietro per fare la seconda fila. 2 secondi. Sì. Faccio così per 3 volte. 1 2 3 4 5 6 7, entro nella prossima, giro il lavoro per essere più facile, seconda, e adesso la terza. 2 3 4 5 6 7, giro, entro nella prossima. Quindi queste 3 rimangono così. Alle prossime metto 4 perline 11 0, 2 3 4, metto una perlina di 8 mm, altre 2 perline di 11 0, una twin, altre 2, li porto alla fine del filo, entro solo nella perlina di 8 mm, tiro bene il filo e poi metto 2, 3, 4 e entro nella prossima twin, nella parte inferiore, vedete? 1, 2, 3, 4, entro nella perlina di 8 mm, altre 2 di 11 0, una twin, altre 2, mi porto alla fine del filo, entro nella perlina di 8 mm e altre 4, 2, 3, 4.
e poi entro nella twin di sopra. Così devo fare fino a quando lascio le ultime tre, come qui. Arrivati alla fine, vediamo che abbiamo queste tre, quali le mettiamo tutte con 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entro nella prossima e sempre così vado avanti fino all'ultima e poi torno come l'ultima volta. Quando arrivo qui, esco da questa parte superiore di questa di giù. Arrivati a questo punto, metto altre 7 11 0, entro nella prossima twin, in quell'altro buco, e faccio così fino alla fine del mio filo. Arrivati alla fine, mettiamo altre 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entriamo nella prossima twin beads, tiriamo bene il filo e poi mettiamo 1, 2, 3, 4, 11, 0, entriamo in una perlina di 8 mm, altre 2, 11, 0, una twin beads, altre 2, 11, 0, portate alla fine le nostre perline e poi entriamo nella 8 mm, guardate, altre 4, 2, 3, 4 e entro nella twin beads prossima, tiro bene il filo. Faccio così fino all'ultima, perché all'ultima dovrò mettere 7 perline 11 0. Finiti qua il giro, usciamo da questa parte di giù e mettiamo 7 11 0 3 4 5 6 7, entriamo in prossima. Faccio così fino alla fine del mio giro. Dopo che abbiamo finito questa fila, torno e metto 7, entro nell'ultima, tiro bene il filo, guardate, e poi 1, 2, 3, 4, 11, 0, quella di 8 mm, 1, 2, una twin e altre 2 di 11 0, guardate, entro un'altra volta nella perlina di 8 mm e poi altre 4, entro nella prossima perlina di twin beads. Faccio così fino alla fine, tranne l'ultimo, quale metterò come qui 7 perline. Aggiunti qui, metto 7 fra queste e poi metto 4, 11, 0, 3, 4, entro in quella di 8 mm, altre 2, 11, 0, una twin, altre 2, 11, 0, li porto alla fine, entro nella 8 mm e poi altre 4, 11, 0, entro nella prossima twin, quella che l'ho messo in giro precedente. Faccio così fino alla fine del filo, quindi devo mettere 1, 2, 3, ancora altre 3 per essere 4. Ho messo 7, 11, 0 fra di loro, tiro bene il filo e poi metto
4 perline 11.0 sul filo, entro in una di 8 mm, altre 3 li porto alla fine del filo, entro solo in quella di 8 mm, metto altre 4, 2, 3, 4 e poi entro nella twin grigia, quale appena inizia, guardate, altre 4, 3, 4, entro anche in una perlina di 8 mm, metto 4 sul filo, li porto alla fine e poi altre 4, 3, 4, entro nella prossima twin e tiro bene il filo. E adesso l'ultima, 4, 11, 0, 3, 4, la perlina di 8 mm, altre 3, entro un'altra volta nella perlina di 8 mm, altre 4 e poi entro nella mia ultima twin. Guardate, qua ho finito il mio lavoro. Adesso prendo anche questa, anche tutte i capi quali li hanno annodati, e entro per non scivolare il mio lavoro. Prima di fare il nodino entro più volte in tutte le perline, guardate, così faccio qualche nodino e poi entro un altro po'. Questo è il mio collier, la mia collana. Spero che vi piaccia. Un bacione e al prossimo video tutorial.